È vero che la cosa migliore in queste circostanze è un po' vivere alla giornata, nel senso che vedere passo passo quello che accade. Noi in questo momento siamo relativamente ottimisti perché sicuramente la situazione epidemiologica sta migliorando. Abbiamo di fronte la stagione estiva. Sebbene con i virus nuovi non si possano mai fare previsioni, è vero pure che però abbiamo l'esperienza dello scorso anno, essendo questo un virus respiratorio, in genere durante la stagione estiva, se non altro perché durante la stagione estiva, non perché il virus soffra particolarmente il caldo, permettetemi una battuta, ma semplicemente per il fatto che d'estate si vive di più all'aria aperta, si prendono di meno mezzi pubblici, non si va a scuola, non si va negli uffici, c'è una sorta di distanziamento sociale. In questo caso gradito, ma naturale. E quindi ci possiamo aspettare una, come dire, situazione relativamente buona. Naturalmente aumentando anche la proporzione di persone che si vaccinano, e come ho detto prima, insomma, se si cominciano a vaccinare dopo che abbiamo protetto, messo in sicurezza anziani e persone fragili, se si cominciano a vaccinare anche i giovani, beh, allora dovremmo dare una botta ancora maggiore a questa epidemia. È chiaro che quindi cominciamo a affrontare l'autunno in una situazione che in teoria dovrebbe, chiuso sempre il condizionale, essere migliore rispetto a quella dello scorso anno, con più popolazione immunizzata, perché abbiamo 10 milioni di persone che hanno fatto l'infezione, che si sono più ammalate e che quindi hanno in qualche modo sviluppato dopo un certo grado di immunità, avremo tanta parte della popolazione vaccinata. È chiaro che i presupposti ci sono per affrontare magari il prossimo autunno in condizioni di sicurezza maggiori rispetto allo scorso anno.